Ciao a tutti, sono sempre Cristina. Oggi facciamo il ragù alla bolognese. Partiamo dal presupposto che in ogni casa si fa in una maniera diversa. Adesso facciamo un trito di verdure che io ho già preparato e pulito. Mi raccomando, le carote vanno spellate sempre, anche se sono biologiche. Ho già lavato la cipolla, ho già lavato il sedano, le carote sono qua. Io la verdura la taglio a mano, perché se la mettete mentre trita tutto ci viene una poltiglia. Enorme, io non la taglio sottilissima perché tanto deve stufarsi, per cui diventa morbida. Io metto due carote, per un chilo di macinato più o meno, due carote, 4-5 grammi di sedano e tre cipolline, una rossa e due bianche. Quella rossa è più dolce, quelle bianche sono più saporite. Questa non l'ho sboccata bene. Ok. Col coltello che la taglia. Non c'è niente di più pericoloso di un coltello che non taglia. I coltelli dovrebbero essere tutti arrotati, soprattutto per le persone inesperte. Quando si lavora in una cucina professionale, i coltelli sono sempre arrotati. Adesso che l'ho ridotta ad adolata, la taglio un pochino più fine. Non finissima. Non finissima, capisco che è molto più comodo il tritatutto, ma il tritatutto più delle volte lo trasforma in un passato di verdure che diventano una pappetta. Quindi io prima le taglio a dadolini, faccio la famosa dadolata e poi dopo le taglio così. Un ultimo colpo.
Se volete evitare che vi brucino gli occhi, quando tagliate la cipolla usate gli occhiali da sole. È ridicolo ma funziona. Allora, quello è il famoso Mirapox, si chiama Mirapox in cucina. Se volete fare primo, andate dritta tutto, però sì, se non riuscite a trovare la combinazione giusta, vi trovate con un succo di frutta dentro la pentola. Invece a me piace che le verdure siano intere, a pezzi. L'hanno fatto stufare. Allora, io ne ho preparato per due ragù. Io questa settimana ne ho bisogno per le lasagne e per altri piatti di Pasqua. Ecco. Così io ne ho per due ragù. È bella, abbondante. E adesso mettiamo un filo d'olio, d'oliva extravergine, e poi lo mettiamo sul fuoco. Ecco qua, l'abbiamo messo sul fuoco, facciamo rosolare appena appena e poi abbassiamo così si cuoce senza bruciare. E ci vorrà più o meno una ventina di minuti, durante i quali badateci perché si tende a bruciarsi. Adesso io ho il fornello un po' alto, ma appena prende il calore abbasso. Sono quasi pronte, tanto è vero che sia il sedano che la cipolla stanno diventando trasparenti. Non devono friggere. Mi dispiace che non si senta il profumo. E visto che dobbiamo fare le lasagne, cuociamo anche gli spinaci. Allora, io sono 10 anni che cuocio le verdure a vapore. Qualsiasi verdura a vapore. Le patate. Cavoletti di bicocchiello, ai cavolfiori, tutto quello che in teoria andrebbe lessato, io lo cuocio a vapore, mantiene il sapore ed è molto più buono e mantiene tutte le vitamine, perché non si disperdono nell'acqua. Io le ho prese confezionati, gli spinaci, ma se li trovate freschi è meglio. Io l'ho preso per comodità, così. Questi ci vogliono 15 minuti per cuocerli. Per ridurre il tempo, io adesso lo faccio perché non sono in casa da sola, però quando sono sola metto a scaldare l'acqua e poi metto le verdure. Guarda qua, ci penso. Intanto questo è quasi pronto, anzi è pronto. Allora, io non metto la pancetta, non metto la salsiccia, perché nella tradizione di famiglia, a casa mia, non si mette né pancetta né salsiccia nel ragù tradizionale. Poi probabilmente il mio vicino di casa ce la mette, ma io non ce la metto. Questo è macinato misto. Io non metto il latte, perché secondo me diventa troppo pesante, non metto la panna. Che viene buono lo stesso, anzi ottimo, e viene meno grasso, meno pesante. Ok, allora
adesso si sta cuocendo la carne, vedete, sta diventando più scura, bisogna fare in modo che si cuocia bene, che si stacchi un pezzetto dall'altro, così si asciuga, e poi io metto la passata di pomodoro, se l'avete casalinga è meglio, e il brodo, che io faccio quasi tutte le settimane e conservo in contenitore da un litro, appunto per poi cucinare, così non sto a comprare dei brodi strani. Allora la carne si sta asciugando, è diventata scura perché si sta cuocendo. Adesso bisogna far asciugare il fondo prima di mettere la passata. Poi si può procedere con passata, brodo e se volete un dado senza glutammato per insaporire. Però normalmente il brodo è sufficiente perché il brodo è salato. Oppure se non volete mettere il dado senza glutammato mettete un pizzico di sale. Adesso lo lasciamo asciugare completamente e poi mettiamo la passata. Il macinato adesso è asciutto. Mettiamo la passata. Mescoliamo. Poi io metto il brodo, che se ce l'ho lo metto fresco. Se non ce l'ho fresco, io ne ho nel conservato in freezer e lo metto direttamente qua. Si scioglie completamente. Lo lasciamo sciogliere, quando si è sciolto vi faccio vedere quanto ce ne viene e poi dopo ne va lasciato cuocere un paio d'ore. Adesso lo lasciamo qui, si scioglie lentamente. Gli spinaci sono pronti, eccoli qua. Adesso li facciamo raffreddare, li tritiamo bene e poi dopo facciamo la pasta. Come vedete la vaporiera è una delle cose più semplici che esistano al mondo, non ce ne sono delle complicatissime, ma questa proprio, vasca sopra, vasca sotto e coperchi. Allora io ho preso sugli spinaci, questo è brodo vegetale, potete usarlo per i ragù che volete, per i risotti, per la pappa dei bambini, perché è molto vitaminico. Oppure potete metterlo negli annaffiatoi con l'acqua fredda e usarlo per annaffiare e fa bene anche alle piante. Il brodo si è sciolto quasi tutto, adesso lo lascio sciogliere, adesso ho il fuoco un po' alto per finire di fare sciogliere il brodo. Quando si sarà sciolto metto al minimo, copro e lascio cuocere un paio d'ore, ogni tanto dando un'occhiata, ma se non si attacca, ecco. E dunque, le proporzioni sono, in grosso modo, una carota, se hanno 3-4 grammi, un paio di cipolline, un chilo di macinato, un litro e mezzo di brodo, un dado senza glutammato e un po' di pazienza. Adesso lo lasciamo, se lo lascio faccio finire di gelare il brodo. Ovviamente il problema non esiste se avete del brodo fresco. Se non usate il brodo potete usare acqua e dado, però insomma viene molto ma molto più lento, molto meno saporito. Ok, adesso lo copriamo e lasciamo bollire un paio d'ore. Sono passate 2 ore, il ragù è pronto. Lo lascio abbastanza liquido perché per le lasagne vuole abbastanza liquido. Adesso lo spengo, lo lascio a riposo, intanto che faccio la pasta e la besciamella, si raffredda. Se lo volete un pochino più asciutto lo fate bollire un'altra mezz'oretta. Mi dispiace che non sentiate il profumo. Spengo e lo lascio a riposo.